Il Piano Nazionale Impresa 4.0 è un progetto di ristrutturazione dei processi aziendali finalizzato all'interconnessione intelligente tra sistemi, all'ottimizzazione funzionale degli impianti e all'eliminazione degli sprechi di tempo e denaro. Ma di cosa ha bisogno un'azienda manifatturiera che intenda affacciarsi a un nuovo concetto produttivo oggi? Innanzitutto di partner tecnologici capaci di offrire soluzioni abilitanti all'industria 4.0, come questo progetto di Smart Factory realizzato da Eroa, Heidenheim e Tevis, a dimostrazione della fattibilità pratica e dei benefici derivanti dal dialogo intelligente tra sistemi di produzione. Questa filiera abbiamo preso come progetto la realizzazione di un pedale da mountain bike, che viene poi trasformato all'interno della filiera, dall'ambito machining a quello dell'assemblaggio e logistica, in una cintura. Il nostro scopo all'interno di questo progetto è l'interconnessione tra i diversi elementi che compongono la filiera, partendo da elementi software come gli ERP, come il MES, quindi gestione di pianificazione di produzione e gestione di commessa, e per quanto riguarda l'automazione e quindi l'interazione dei diversi elementi per lo spostamento, la manipolazione e la gestione fisica del prodotto. Tevis, azienda tra i leader nella produzione di software CAD-CAM, oggi si pone sul mercato con un nuovo prodotto, Tevis ProLife. È sostanzialmente un MES, un Manufacturer Execution System. Oggi abbiamo l'opportunità di declinare questo nuovo prodotto del portafoglio Tevis nella produzione, quindi nella coniugazione di tutto il ciclo produttivo di questa cintura. Tevis ProLife è un sistema molto modulare, scalabile, composto da 6 app. Tra queste app, la prima è l'MDA, Manufacturing Data Acquisition. Come dice la parola stessa, acquisizione dei dati di produzione direttamente dai controlli delle macchine. Da qui si possono creare dashboard, statistica relativo al reale tempo di impiego di queste macchine e di lavoro delle stesse macchine. Heidenheim è una società tedesca specializzata nella realizzazione di controlli numerici, motori azionamenti e trasduttori di posizione, sia lineari che angolari. Il controllo numerico Heidenheim si integra nel processo Industria 4.0 a diversi livelli. Un primo livello base per quanto riguarda la gestione della documentazione digitale, formati di file PDF, immagini, visualizzazione di modelli CAD. E un secondo livello che si integra e si interconnette nello scambio dati della filiera della fabbrica automatica. State Monitor è un prodotto, o meglio una dashboard, che dà un'immagine immediata, rapida, all'utilizzatore dei nostri prodotti per lo stato dell'arte all'interno della produzione in officina. Eroa Tecnologie, filiale italiana di Eroa, multinazionale svizzera, specializzata in automazioni per pezzi singoli o piccole produzioni. Mediante questo impianto vogliamo presentare al mercato italiano la possibilità di avvicinarsi alla Smart Factory con un impianto reale, concreto e realizzabile da molte aziende italiane. Mediante questo impianto andiamo a presentare la possibilità di lavorare in maniera flessibile un pezzo che può essere diverso dall'altro, partendo dalla gestione di quello che è una commessa. Questo pezzo viene immesso manualmente nel magazzino pezzi, movimentato dalla nostra automazione, e mediante il nostro software GMS 4.0 andiamo a gestire tutte quelle che sono le priorità e le sequenze all'interno della cella, compreso quello che è il monitoraggio del pezzo all'interno della cella. Tutto questo è possibile perché tutte le macchine che sono in questa cella sono dotate dei nostri punti zero, che garantiscono un posizionamento preciso e ripetitivo del pezzo, garantendo nel tempo precisione e ripetibilità. Ridisegnare le filiere produttive grazie a piani di investimento mirati a sistemi e macchinari abilitati all'interconnessione, all'informazione simultanea, all'elaborazione preventiva e alla logistica evoluta. Questa, in sintesi, la ricetta della fabbrica intelligente in chiave 4.0. Tevis ha costruito la propria soluzione software in virtù dei fabbisogni della fabbrica digitale, quindi Smart Factory, e dei precetti che individuano l'industria 4.0 secondo quattro principi cardine: efficienza, automazione, sicurezza e controllo. Tecnologia dei template per generare la programmazione, standardizzazione della programmazione CNC, la gestione del flusso di tutto quello che è la programmazione in macchina virtuale, che dà la possibilità di gestire eventuali collisioni
e dare frutto a quello che è un altro progetto fondamentale dell'Industry 4.0, ovvero il ciclo non presidiato. La necessità quindi dei nostri clienti era quello di avere in un unico ambiente la possibilità di gestire il flusso di tutte queste informazioni, dando una caratteristica fondamentale, il tempo reale. Noi siamo un'azienda green, il pedale è parte di un elemento bicicletta, abbiamo voluto creare il gadget legando i diversi elementi bici, per cui il pedale diventa una cintura attraverso un componente della bici essenziale che è il copertone. Abbiamo scelto ovviamente copertoni usati per rendere il prodotto meccanico un gadget ecosostenibile.